Bene, siamo qui a Didacta 2024, Didacta Italia, seconda giornata. Siamo con Iose Mangione, primo ricercatore in Dire, che si accinge appunto a proporre un seminario in Dire che riguarda appunto il mentoring tra le scuole. Un seminario che rivela, enuncia l'importanza, la centralità del parlarsi tra scuole, istituzioni scolastiche, spesso invece troppo accentrate su loro stesse, vero Iose? Vero, grazie Alessandro. Questa idea del mentoring si inserisce nell'ambito di una sfida che l'Indire ha cercato di raccogliere già tanti anni fa, investendo sulle reti di innovazione. Le due reti di innovazione di Indire, Avanguardie Educative, che quest'anno compie 10 anni, e le piccole scuole, hanno deciso di provare a proporre, a studiare dei modelli di mentoring a supporto di quell'idea di reciprocità e di collaborazione che dovrebbe essere alla base proprio di scuole che si mettono in rete. 2 anni fa, grazie alla collaborazione con European Schoolnet, abbiamo avviato un lavoro di sperimentazione in tanti contesti italiani, con il coinvolgimento di 22 scuole, oltre 100 docenti che in tutta Italia hanno avuto modo di sperimentare questo modello basato su scuole mentor e scuole mentee, e che hanno sperimentato dei processi di innovazione a supporto dell'inserimento delle ST nella didattica. Quali sono i vantaggi per una scuola che entra in questo circuito? Beh, i vantaggi sono tanti, tanti, devo dire. La sperimentazione di nuove metodologie didattiche, la realizzazione di processi di accompagnamento e di supporto peer-to-peer, l'innovazione e lo sviluppo professionale dei docenti e dei dirigenti, che è alla base poi di ogni cambiamento da un punto di vista educativo. Quindi c'è un arricchimento da parte del personale scolastico. Voi vi rivolgete ai docenti o ai dirigenti per diciamo, raccogliere adesioni? Ci rivolgiamo a tutte e due le categorie. La scuola è fatta da docenti, da dirigenti, da studenti, da tutto il personale, ma senza il supporto dei dirigenti ovviamente non si può avere quel cambiamento che noi chiamiamo sistemico, perché ovviamente questi processi poi si inseriscono in tutte le pratiche organizzative e didattiche della scuola. Ogni scuola, quando diciamo si interagisce, porta un proprio bagaglio culturale, didattico, credo, ma anche diciamo si parlano, interagiscono anche scuole di cicli diversi? Sì, l'esperienza ha visto la partecipazione di scuole del primo ciclo e del secondo ciclo, proprio nell'ottica comunque di una trasversalità. Ogni scuola ha portato un suo background, ogni scuola ha deciso di intraprendere un percorso che in qualche modo era anche rispettoso di un'identità culturale che la scuola stessa aveva già mostrato nella vision e negli atti di indirizzo. L'interazione avviene interamente online? Sì, in questa sperimentazione il processo di mentoring è stato interamente online, con scuole, mentor e mentee di tutta Italia. Hanno sperimentato un percorso scandito da alcune fasi, plan, do, check, act, e all'interno di queste fasi poi ogni scuola mentor ha in qualche modo personalizzato il percorso sulla base delle esigenze delle scuole che aveva. Spieghiamo cos'è la scuola mentor e chi stabilisce se una scuola è mentor o mentee. Abbiamo fatto una selezione sulla base della partecipazione che queste scuole avevano già mostrato ampiamente nell'ambito delle reti di innovazione. Le scuole mentor erano quelle scuole che avevano già in qualche modo messo a sistema delle pratiche di innovazione, si sono proposte per supportare altre scuole che, proprio nell'ottica anche di un processo più umile e collaborativo, ha visto tante scuole decidere di aderire per farsi accompagnare e crescere insieme. Bene, possiamo concludere con un appello. Per quale motivo una scuola deve aderire a questo progetto? Beh, aderire alle reti di innovazione vuol dire in qualche modo avviare un processo di cambiamento, e quindi le reti sono uno strumento per tutta la scuola italiana. Noi come reti mettiamo a supporto tanti processi, tra cui quello di mentoring, ma anche tanti altri, perché troveranno in Indire un partner valido per affiancarli nel cambiamento e nella sfida che ogni giorno devono affrontare. Bene, grazie Iose Mangione di Indire. Grazie Alessandro.